Questo è abuso di potere, voi non potete fermare la gente. Come preista. Lei sta parlando e non sa fare, a mio parere, il suo lavoro, perché non è a sta maniera. Lei non può fermare una persona in mezzo alla strada perquisiamo. Lei ci deve avere un mandato di perquisizione. Beh, qua bisogna un attimo mettere qualche puntino qua e là. Cioè il ragazzo, pur facendosi perquisire, quindi non opponendosi, fa notare al carabiniere: guarda che lo stai facendo, io te lo faccio fare, ma tu questa cosa non sei legittimato a farla. E in effetti, per certi versi, lui ha ragione quando dice: guarda, tu non è che mi puoi fermare e così solo perché te lo dice la testa, senza un mandato mi puoi perquisire. Però non è vero che tutte le perquisizioni debbono essere disposte con decreto dell'autorità giudiziaria, cioè con un mandato, perché in alcuni casi ciò può avvenire anche di iniziativa. Le perquisizioni in effetti non sono tutte uguali, non sono fatte sempre per le stesse ragioni, ci sono specifiche perquisizioni, le cosiddette perquisizioni preventive, che pur rispondendo a determinati requisiti lasciano ampio spazio di discrezionalità alle forze di polizia. E sta proprio qua il problema, perché la legge non chiarisce in maniera precisa e specifica quali siano questi requisiti a legittimare la perquisizione. Parliamo per esempio delle perquisizioni disposte per la ricerca di sostanze oppure per la ricerca di armi. Per dire, quando ricercano delle armi, basterebbe in ipotesi che tu ti trovi nel posto sbagliato, al momento sbagliato, per giustificare così l'operazione. Quello che posso dire però con estrema fermezza è che proprio con riferimento a queste ultime due ipotesi di perquisizioni, non in una sola occasione la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha bacchettate e sanzionati, perché queste norme non tutelano adeguatamente i diritti dell'inviolabilità della persona e del domicilio, lasciando cioè discrezionalità troppo ampia alle forze di polizia, legittimando così l'intrusione nella sfera personale e domiciliare senza adeguate tutele e comunque senza ancorare i presupposti di questa intrusione ad elementi certi e tangibili. Tra l'altro, e su questo aspetto c'è tanta polemica, se tu vieni perquisito in maniera completamente arbitraria e quindi illegittima da parte di un operatore di polizia, senza quindi che ci sia una base legale perché lui ti perquisisca, e quindi la perquisizione non venga convalidata successivamente dall'autorità giudiziaria, questa mancata convalida non ha effetti sull'eventuale sequestro di quanto hanno ritrovato. Mi spiego meglio: tendenzialmente il principio dovrebbe essere questo: se il frutto viene da un albero avvelenato, quel veleno si trasferisce anche al frutto. Quindi in linea puramente ipotetica dovrebbe essere che se la perquisizione è viziata perché è avvenuta fuori da presupposti normativi, allo stesso modo il sequestro dovrebbe essere viziato perché è frutto di un'operazione illegittima compiuta in violazione non solo delle norme del codice ma anche della Costituzione. E invece no, la Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che il successivo sequestro è un atto dovuto ed è quindi utilizzabile dal giudice per la sua decisione, ancorché frutto di una perquisizione illegittima. Quello che comunque è un dato certo è che in generale, quale che sia il tipo di perquisizione che viene fatta, questa non dovrebbe essere mai lo strumento per procacciarsi una notizia di reato. Cioè vedi uno e dici: eccolo qua, questo c'ha la faccia da delinquente, ora lo perquisisco perché sicuramente c'ha qualcosa. Dovrebbe essere invece in realtà un mezzo con cui tu devi ricercare la prova di un reato che sai essere già stato commesso, o quantomeno hai ragioni valide per le quali ritieni sia stato commesso dalla persona che vuoi perquisire. O comunque, quando si parla di perquisizioni preventive, occorrerebbe in ogni caso che tu abbia delle valide ragioni di sospetto, per quanto per esempio a legittimare le perquisizioni previste dall'articolo 4 della legge 152 del 75 basta un atteggiamento, cioè il fatto che ti mostri ingiustificatamente nervoso, ingiustificatamente ansioso o ingiustificatamente teso in un certo posto, in un certo tempo, perché possano procedere. Almeno questo è nel diritto italiano, ma non certamente nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Quello che è fondamentale è che sia gli operatori di polizia sia i cittadini comprendano pienamente il quadro legale entro il quale le perquisizioni sono effettuate, ma anche i diritti e le responsabilità che ne derivano. Per gli operatori di polizia è fondamentale esercitare il potere di perquisizione con il massimo rispetto della legalità e dei diritti individuali, operando sempre sulla base di fondati motivi e nel rispetto
rispetto dei criteri stabiliti dalla legge. E su questo punto sarebbe opportuno un continuo aggiornamento, una continua formazione su quelle che sono le pratiche migliori e sui limiti della loro autorità. Questo per garantire che le perquisizioni preventive o mirate siano condotte in maniera giustificata e proporzionata, ma soprattutto rispettosa della dignità delle persone. Dall'altro lato, i cittadini devono essere consapevoli dei loro diritti in caso di fermata e di perquisizione e devono essere quindi informati su questi diritti. Ma è anche importante per i cittadini cooperare con le forze dell'ordine, comprendendo che in determinate circostanze le perquisizioni svolgono un ruolo fondamentale a tutela della sicurezza pubblica e della prevenzione del crimine. E infine è altrettanto importante un dialogo continuo tra le autorità e gli organi di controllo con le persone, perché ho notato che c'è uno scollamento tra i cittadini e l'operato delle forze di polizia, una cosa bruttissima da leggere e da vedere, una cosa che sinceramente io trovo molto molto brutta. E un'analisi di queste ragioni, ma soprattutto l'impegno per risolvere questo problema, può fare in modo che sia possibile trovare un equilibrio che salvaguardi da un lato la sicurezza pubblica senza però sacrificare i diritti individuali, ma al tempo stesso anche la comprensione da parte dei cittadini delle difficoltà che sono dall'altro lato, cosa che probabilmente sfugge ai più. È il diritto penale. Che ste?